strade di Genesi ne ha diverse, però quella che interessa sicuramente per questa sera è quella che parte da un viaggio meno fisico che ho fatto dentro agli archivi dell'ENI. Cioè, io mentre viaggiavo in Kazakistan, dicevo sempre che ero in Kazakistan per cercare di capire come si vive in un paese che sta vivendo l'emozione della crescita, l'ebbrezza, la convinzione che quando stai dentro a quel treno e quando stai dentro a quello che poi dopo si può capire essere anche un tunnel, però quando sei in quel momento di grande spinta è difficile porsi delle domande. E io ero sinceramente curioso di parlare con le persone per chiedergli come vivevano questo momento della loro vita, perché non avevo potuto chiederlo ai miei genitori o ai miei nonni, e quindi volevo avere l'occasione di fare delle interviste impossibili, cioè volevo intervistare gli italiani degli anni 50 e il Kazakistan. Ma la cosa interessante è che poi dopo, quando sono tornato dal Kazakistan, mi sono detto sì, però c'è qualcuno che ha intervistato gli italiani negli anni 50, c'è una storia importantissima di registi di cinema documentario italiano, e una storia che fu peraltro riconosciuta in maniera anche intellettualmente abbastanza illuminata da Mattei negli anni che vanno dal 55 al 65, quando appunto Enrico Mattei chiese a firme fondamentali del cinema documentario e del cinema italiano in generale, parlo di De Seta, Bertolucci, Ferrara, Antonioni, Iori Stevens, e appunto Iori Stevens non solo nazionale ma internazionale, chiese a loro di raccontare quello che per lui era il suo grande sogno, il suo grande business, cioè portare l'Italia fuori dalla povertà. E raccontare era fondamentale per lui e per la classe dirigente, anche se poi lui e la classe dirigente non sempre andavano d'accordo, anzi, era riuscire a raccontare al mondo che l'Italia non era più un paese povero. Che è il titolo del film, che Gianfranco imposto da, voluto da Leni, da il titolo voluto da Leni, anche se poi Iori Stevens mantiene i diritti del film, perché c'è tutta una storia molto complicata. Gianfranco conosce molto bene quel documentario perché peraltro partecipasti al film che fece Daniele Vicari, al remake, che è un altro film fondamentale da vedere in queste settimane, che è il film di Daniele Vicari, Il mio paese, che appunto fece 50 anni dopo lo stesso viaggio di Iori Stevens, incontrando varie realtà, e a Marghera invece un giro con barca con Gianfranco. Ma a parte quel documentario, ci sono appunto dei documentari più localizzati che si concentrano, diciamo, in gran parte in Sicilia, perché il luogo dove si poteva testimoniare in maniera antropologicamente e cinematograficamente più chiara che il petrolio avrebbe liberato l'Italia dalla povertà era senza ombra di dubbio la Piana di Gela. Perché nella zona della Piana di Gela, dove si era scoperto il petrolio, che peraltro è zona interessata anche, se non sbaglio, non sono competentissimo, però se non sbaglio era una zona interessata anche dalle trivellazioni, comunque dalla discussione che riguarda le trivellazioni in questi giorni, in quella piana c'era non solo lo spazio per raccontare la scoperta del petrolio, ma soprattutto lo spazio cinematografico per raccontare l'estrema povertà dell'Italia da cui poter uscire. E quei documentari sono interessantissimi, bellissimi, sono peraltro a disposizione gratuita di qualsiasi cittadino italiano, perché l'archivio industriale, a parte Iori Stevens, che è un'altra storia perché poi se l'è tenuti in vita, e quindi sono della fondazione Ivens, controllata dalla moglie di Ivens, cattivissimo. E tutti i documentari dell'ENI, così come i documentari di altri grandi gruppi industriali italiani, i diritti sono fuori dal mercato e loro non possono venderli, non possono farne utilizzo commerciale.
quando ho scoperto questa cosa ho detto perfetto, io non ho soldi quindi posso andare a vedere l'archivio dell'ENI. E mi sono chiuso l'archivio dell'ENI e ho iniziato a vedermi questi documentari. E la cosa che mi ha colpito di più e che aveva molto a che fare con l'esigenza che io avevo sentito andando in Kazakistan e che secondo me ha molto a che fare con quello di cui stiamo parlando questa sera, è che neanche autori di grandissima intelligenza, autonomia intellettuale e capacità investigativa e fondamentali per la storia del cinema comunitario italiano come Vittorio De Sica, sulla cui indipendenza rispetto all'ENI, cioè come dire, è storicamente provato che non si sarebbe mai non avrebbe mai accettato di fare un documentario su committenza rispettando degli ordini, e in questo sta anche la grandezza storica di Mattei, che chiese a persone come De Seta di fare quei documentari. Bene, e De Seta è l'unico, effettivamente, il documentario di De Seta, che è uno dei più importanti e dei più interessanti, è l'unico che fa delle domande in presa diretta alle persone, che non è una cosa casuale, perché De Seta fu l'inventore delle domande in presa diretta, lui, cioè l'inventore di una cosa che oggi ci sembra banalissima, cioè lui pretendeva nell'epoca dei documentari, diciamo per capirci, dell'Istituto Luce, cioè quelli con le immagini e la voce sotto che ti spiega, lui invece pretendeva di poter sentire la voce delle persone, che sembra una cavolata oggi, però in quel momento fu una rivoluzione culturale e cinematografica molto importante, oggi riconosciuta come centrale anche da Scorsese e da grandissimi registi che studiano il cinema di De Seta di quegli anni per dare importanza a quel cinema italiano in tutto lo sviluppo poi anche successivo che portano poi Pasolini a fare quello che fa, eccetera, eccetera. Bene, anche nelle sue interviste fatte ai contadini di Gela, fatte agli operai dei primi pozzi di trivellazione, eccetera, non esiste il dubbio ambientale, non esiste la domanda ma sei sicuro che questa cosa non possa procurarti dei problemi? Allora, se questa domanda non la fece neanche De Seta, io ho praticamente la matematica certezza che non esisteva quella domanda. Perché se uno come De Seta, che è l'avanguardia della curiosità documentaria nel mondo e che ha il suo microfono con sé, arriva nel luogo centrale di questa trasformazione e parla con gli operai e contadini che vivono questa trasformazione sulla loro vita, se neanche lui gli chiede ma sei sicuro che qualcosa che vada tutto bene? Che è una domanda banalissima, però era una domanda, se ci pensate, super pertinente in realtà rispetto a tutto quello che è successo dopo. Significa che questo dubbio non esisteva. E la cosa molto interessante è che nella distribuzione del film che ho accompagnato in decine di proiezioni in giro per l'Italia e che ho voluto accompagnare soprattutto lì dove ci sono memorie familiari legate, no, a questa storia, quindi appunto nelle decine di Marghera che esistono in Italia, perché Marghera, forse come diceva Gianfranco, è un esempio evidente, ma pensate a Mantova, siete mai stati a Mantova? Mantova c'è, no, la città, il gioiello della città di Gonzaga, la città storica, appena di fronte, Ravenna, Ferrara e poi Gela e poi Taranto e poi eccetera eccetera. E quando c'erano i dibattiti dopo le proiezioni, era molto interessante come emergesse nelle persone di una certa età la rivisitazione di quella memoria nello scoprire che effettivamente non ce l'eravamo chiesto e che era anche assurdo chiederselo. L'ulteriore conferma è il fatto che quando io andavo a chiederlo in Kazakistan, e se di base, quando io ponevo questi dubbi in Kazakistan, mi guardavano e mi dicevano: vabbè, sei venuto a portarci sfiga. Perché sei venuto qua a portarci? Dici, vabbè, a voi è andata male, sappiamo c'è la crisi, ma a me magari ci va bene, insomma. Ecco, questa, io credo che questo tema, che è quello che poi ho provato a sviluppare, ovviamente da regista, non da giornalista esperto, e sono anzi molto molto curioso di vedere lavori ben più documentati dei miei, sia una domanda molto interessante da provare a porre in queste settimane che ci dividono da qua al 17 aprile, perché se noi è senza ombra di dubbio fondamentale tenere
informati e dare informazioni perché le decisioni, le scelte possano avere, come dire, una base di competenza, una base di conoscenza che permetta di fare poi questa scelta. Però siccome abbiamo anche l'altro problema, che è quello di portare la gente a occuparsene, allora io credo che questo tema del perché non ci hanno fatto venire il dubbio prima e del perché questo dubbio non fa parte dell'orizzonte di crescita globale delle grandi nuove avventure petrolifere che riguardano il Kazakistan e la nostra nuova avventura, perché non esiste questo dubbio e dell'assenza di questo dubbio, è una cosa che è molto interessante perché tocca le memorie familiari, no? Incontra quello che si ricorda in famiglia di quegli anni. Ed è questo il motivo per cui poi nel film ho scomodato mia madre e mio padre, che hanno, diciamo, un ruolo attraverso un archivio 8 mm che ho scoperto nella cantina di mio zio qua a Padova, che non c'entra un cazzo col petrolio, ma che aveva a che fare invece con questo legame tra memoria privata e memoria pubblica. E mi sono mangiato le mani quando poche settimane fa, per preparare il nuovo film che parla di altre cose, sono stato a Gela per alcuni giorni. E a Gela, sapete, praticamente nell'ultimo anno si è chiuso completamente il petrolchimico, però ci sono ancora delle trivellazioni, però tantissima gente ha perso il lavoro, tutto l'indotto, insomma c'è una grande discussione a Gela su questo. Mentre facevo la benzina vicino al petrolchimico, mi ero fermato in macchina, facevo benzina vicino al petrolchimico, il benzinaio, io guardavo il petrolchimico, e gli ho detto: ma adesso non funziona più, non c'è più niente. E il benzinaio, con un siciliano meraviglioso che non provo minimamente a imitare perché sarebbe ridicolo e tragico, mi ha detto: sì, pensa che mio nonno e mia nonna avevano litigato, ma io non capivo, perché mia nonna gli diceva: vai lì che ci sono i soldi facili, e mio nonno gli diceva: quei soldi facili rovineranno casa nostra. E loro avevano litigato su questa cosa, e alla fine però mio nonno era andato dove c'erano i soldi facili, perché quando ti portano i soldi facili è difficile avere dei dubbi collegati a quei soldi facili. E quei soldi facili sono, li vedrete nei film, sono quelli documentati a Resetta, che da bravo documentarista sociale eccetera va dai contadini, gli chiede quanto guadagnate, loro gli dicono: quando ci va bene 1.000 lire al giorno, ma rimaniamo ore ad aspettare e vedere se riusciamo ad andare in campagna a lavorare. E poi invece ci sono gli operai, i primi operai del petrolchimico, che ti dicono: guadagniamo 50.000 lire al mese e non dobbiamo andare tutte le mattine in campagna a cercare di trovare lavoro. Se avessi aspettato un po' a montare il film, avessi finito con quell'intervista al benzinaio, sarei più contento, però è così. Il bello del mio mestiere è che il mondo è molto più grande di un film, e quindi i film poi in realtà vanno avanti. Forse riascoltare quella domanda del nonno, della nonna, del benzinaio di Gela, credo che sia un'interessante chiave per far diventare questo dibattito legato al referendum un dibattito che ha a che fare con la storia della nostra società e la storia delle nostre famiglie e di quello che tante persone possono chiedersi anche se non sai esattamente i dati, no? Centrali e fondamentali di cui parlava Salvatore. E quindi credo che possa essere questa una chiave per provare a utilizzare questa occasione per un'occasione di riflessione su quello che ci è successo e su quello che continuano a voler far succedere in altri paesi come il Kazakistan e vorrebbero poter far succedere anche qui. Perché poi la base, e concludo, in tantissimi dibattiti durante la fine del film si arrivava sempre al famoso out-out. Sì, ok, ma come facciamo se non c'è il petrolio? No? Cioè, sì, va bene, però allora che cosa proponi? Di tornare ai contadini di Gela che spaccavano la schiena? E devo dire che poche volte ho dovuto rispondere, perché c'era sempre qualcuno della generazione più giovane, diciamo dei trentenni, che rispondeva ai sessantenni, diceva: sì, però se noi continuiamo
a muovere le nostre riflessioni all'interno di questo out-out così definitivo, non costruiamo null'altro.